curate l'ecologia del vostro cuore. Papa Francesco rielabora così, attualizzandolo nell'epoca in cui alla dizione di puro si preferisce quella di non contaminato, l'invito di Gesù alle folle, beati i puri di cuore, e alle folle di ragazzi che la prossima Domenica delle Palme vivranno la GMG a livello diocesano. Il Papa spiega che essere puri di cuore significa non banalizzare l'amore, vuol dire ribellarsi alla cultura del provvisorio in cui si barcamenano tanti rapporti. Se è necessaria una sana attenzione per la custodia del creato, per la purezza dell'aria, dell'acqua e del cibo, tanto più dobbiamo custodire, scrive Francesco, la purezza di ciò che abbiamo di più prezioso, i nostri cuori e le nostre relazioni. Questa ecologia umana ci aiuterà a respirare, dice, l'aria pura che proviene dalle cose belle, dall'amore vero, dalla santità. Un messaggio, osserva padre João Wilkes Chagas, responsabile della pastorale giovanile del Dicastero dei Laici, che per la sua forza ha catturato ragazze e ragazzi di tutte le latitudini. Il messaggio si inserisce in un cammino di preparazione spirituale basato sulle beatitudini. L'anno scorso abbiamo avuto il messaggio sulla beatitudine dei poveri in spirito, quest'anno su quella dei puri di cuore e per l'anno prossimo beati misericordiosi. Batte i 30 rintocchi l'orologio della GMG. Erano circa 350.000 i ragazzi stretti in piazza San Giovanni in Laterano, a Roma, il 31 marzo 1985, a dare vita con Giovanni Paolo II a quello che diverrà in pratica l'incontro pilota delle giornate mondiali della gioventù, in attesa del prossimo raduno internazionale del 2016 che sta prendendo forma a Cracovia, al Centro Internazionale San Lorenzo, creato da Papa Wojtyła per i giovani nel 1984 a due passi da San Pietro e dove è custodita la croce delle giornate mondiali, un gruppo di ragazze polacche, alla prima esperienza di GMG, confida con semplicità le proprie attese in vista del grande evento. Penso molto al fatto, quello che ha detto Giovanni Paolo, che è stato lui che ha inventato questa occasione, questa cosa, però dicendo che non è stato lui a mandare avanti la cosa, ma sono i giovani, perché è una cosa dei giovani, sono i giovani che cercano un posto nella Chiesa. Noi siamo un gruppo di studenti polacchi e ci incontriamo ogni settimana per pregare insieme e parlare di religione. Parliamo insieme anche di questo atteso evento, cercando di prepararci. Penso che già dalla fine dell'anno scorso, ma già in questi primi mesi del 2015, cominciamo a vedere delle cose un po' più concrete. Abbiamo il logo, potete vedere qua, abbiamo l'inno, adesso abbiamo anche la preghiera per la GMG, cominciano ad essere annunciate alcune realtà logistiche più concrete. Allora possiamo dire che la preparazione va bene con tutte le sfide proprie, ma crediamo, come dice il motto di Santa Faustina, no? Gesù confido in te, noi confidiamo che sarà una GMG meravigliosa.